Bene, benvenuti alla Libreria Esoterica di Milano, grazie per essere qua, grazie anche al nostro ospite Marco Maculotti. Per chi non lo conoscesse, è il direttore della rivista online di Axis Mundi, che seguo da anni, ormai da anni, penso dalla fondazione, ed è veramente un bacino di fonti e di conoscenze inesauribili. E da poco, anche da 2 anni, giusto, della casa Dell'ANSI. editrice omonima Axis Mundi, con cui pubblica sia i suoi testi, sia testi di altri autori, e la rivista spettacolare annuale di Axis Mundi, anche in versione cartacea, che si occupa di folklore, tradizioni religiose, mitologia. E davvero, sia Marco e sia la rivista sono un pozzo di conoscenze veramente inesauribili. E qui oggi per parlare di uno dei suoi ultimi libri, che è appunto I Miti Nordici, edito dalla casa No, in editrice realtà no, abbiamo di deciso di Axis. fare un discorso Più generale sulla generale, casa di fine vabbè, anno, anche per di poi quello, darci cioè, voi la precedenza. tanto di Marco, potete parlare con Marco, qualcosa di cui parlare lo trovate, perché veramente non c'è volta in cui ho parlato con lui che non abbia imparato qualcosa di No, nuovo. Però esagerato. c'è anche I Miti Nordici su con noi. E detto ciò, appunto, vi ringrazio nuovamente sia Marco sia voi per essere qua e vi lascio alla sua profonda conoscenza di queste tematiche. Grazie. Grazie Daniele, grazie Grazie. a voi per essere presenti qui oggi. Allora, sì, in realtà inizialmente mi avevano chiesto di presentare Miti Nordici, che è l'ultimo saggio che ho scritto per la Diarcos Edizioni. Poi, vedendo la precedente presentazione di Tiziana Granata sull'almanacco delle feste di questo periodo dell'anno, abbiamo deciso di collegarci un minimo con gli argomenti, anzi più di un minimo. Anche perché l'albo dell'anno scorso di Axis Mundi, secondo albo cartaceo, è proprio su questo argomento: feste di fine anno e fine del ciclo cosmico. Un discorso con cui mi collegherò alla precedente presentazione di Tiziana Granata. Lei, da quanto ho capito, ha trattato l'argomento dal punto di vista del folklore, quindi le feste di fine anno sul calendario, le feste diciamo così cristianizzate, che però un tempo erano pagane, come per esempio la processione dei Krampus, Santa Lucia, per esempio, argomenti tra l'altro che abbiamo trattato sia io che altri autori, sia su Axis Mundi, il sito, l'edizione online, sia su questo albo appunto cartaceo che è uscito l'inverno scorso. Il titolo di questo albo, cioè Feste di fine anno e fine del ciclo cosmico, necessita di una spiegazione preliminare, prima di andare ad analizzare il substrato antico, come lo chiamo io, o arcaico delle feste di fine anno, sia cristiane, cristianizzate meglio, che profane, come il Capodanno, il personaggio di Babbo Natale, la Befana. Il discorso ovviamente è da vedersi complessivamente nel modo in cui gli antichi vedevano il ciclo dell'anno e le festività in cui si dipanava appunto l'anno. Non si tratta di un culto esclusivamente solare, perché il cerchio dell'anno era qualcosa che andava oltre il culto solare, anche se poi, come vedremo, il Natale, il nostro Natale, diciamo così, deriva romanamente dal Sol Invictus, dalla festa appunto del solstizio d'inverno del periodo imperiale romano. In realtà il discorso del ciclo dell'anno, come detto, presuppone una conoscenza astrologica e rituale che si dipana al di là del culto del sole, nel senso stretto del termine. Infatti vedremo come dietro tutte queste figure, come anche quelle profanizzate come Babbo Natale, la Befana, ma anche dietro varie feste precedenti al Natale e anche successive, come per esempio quella di San Nicola, che prevede appunto la processione dei Krampus, che cade il 6 dicembre, e quelle poi successive, soprattutto quelle dei 12 giorni tra Natale e l'Epifania, e poi anche quelle appena successive, cioè di fine gennaio e inizio febbraio, la Candelora, che deriva dalla Ingolf celtica. Vedremo come tutto questo complesso di feste si va a rifare a questa idea indoeuropea, che ritroviamo in tutte le popolazioni antiche indoeuropea, sui mesi più bui dell'anno, il periodo grosso modo che va dalla fine di ottobre all'inizio di marzo, alla fine di febbraio. Quindi, dal punto di vista tradizionale, soprattutto celtico, dell'Europa
centrale settentrionale. Questo periodo dell'anno non inizia come poi noi conosciamo, è stato cristianizzato a dicembre, ma inizia il 31 ottobre con quella che era la Samhain, cioè quella che è diventata la Halloween profanizzata o la festa dei morti di tutti i santi cristiana. Era in quel giorno che iniziava per i Celti il periodo invernale. Ecco, nelle antiche popolazioni europee di quella zona l'anno era diviso in due parti, quella luminosa e quella oscura. Questa dicotomia tra la parte luminosa dell'anno e quella oscura noi poi la ritroviamo in tantissime tradizioni rituali folcloriche di tutta Europa, anche ovviamente dei secoli dell'Europa cristianizzata. Anticipiamo subito questa cosa che riprenderemo più tardi, che le varie processioni, come quella di Krampus appunto, che avvengono nel periodo che va da fine ottobre a gennaio, si possono inquadrare in questo gioco dicotomico tra le forze dell'oscurità e della luce, e ovviamente vanno tutte rilette in quanto abbiamo detto sulla ruota dell'anno, cioè la metà oscura dell'anno. Gli antichi ritenevano che bisognasse compiere dei riti, delle feste, che noi chiamiamo feste ma in realtà era qualcosa di molto più sacro, che sono atte a scongiurare i pericoli delle forze dell'oscurità, e quindi qua intendiamo gli spiriti dei morti, gli spiriti degli antenati, però al tempo stesso a queste forze oscure devono essere contrapposte appunto in questi giochi, in queste processioni, un gruppo di rappresentanti delle forze della luce, quelle primaverili che appunto vengono richiamate annualmente nel periodo della crisi solstiziale, cioè del periodo più buio dell'anno, per poter poi rinascere all'inizio della primavera. Quindi grosso modo con le feste di la Imbolc celtica e Lupercalia romani, feste di questo tipo. Quindi c'è sempre una dicotomia tra forze oscure e spiriti dei morti, dei defunti e delle entità liminali, quindi fate, troll, tutte queste entità, soprattutto nel folklore nordico, però ovviamente anche la tradizione romana conosceva queste entità come le larve, le lemure, eccetera, e invece delle forze della fertilità che però a conti fatti sono strettamente connesse a quelle dei morti, di cui anche tutte quelle tradizioni, per esempio, che ritroviamo sia nella nostra festa dei morti di tutti i santi, di imbandire le tavole per gli spiriti degli antenati defunti, e che poi in realtà con la cristianizzazione noi ritroviamo anche nel periodo natalizio e dell'Epifania. Questo periodo che va da fine ottobre a inizio gennaio, infatti, è costellato da una serie di celebrazioni, era costellato in età arcaica in tutta Europa, e poi con la cristianizzazione si è cercato di trasformare o di occultare, diciamo, le antiche feste precristiane in festività che potevano incontrare il gusto cristiano, comunque l'etica cristiana, per così dire. Per esempio, un caso appunto da cui io partirei è quello di San Nicola. San Nicola e la processione dei Krampus che è connessa, che cade il 5-6 dicembre nelle zone, come saprete, del Friuli Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige. San Nicola è un personaggio abbastanza paradigmatico nel discorso di cui abbiamo fatto cenno, perché sebbene per le cronache cristiane sia semplicemente un santo, tanto venuto dalla Turchia, quindi che non sembrerebbe non c'entrare niente con le feste precristiane, in realtà ci sono una serie di rimandi sia alla tradizione nordica, soprattutto connessa a Odino, anche poi iconograficamente San Nicola della Barba Bianca, oppure anche connesse al re dell'inverno, in tradizioni slave, che probabilmente hanno avuto un'influenza, visto anche che il Trentino Alto Adige e la Friuli Venezia Giulia sono state influenzate appunto dall'ambito austro-ungarico, quindi attraverso i secoli c'è stata anche un'influenza della tradizione slava. Ma per un discorso più ampio che andremo a trattare con il proseguo del discorso, San Nicola
è anche collegabile al Saturno dei Saturnali romani, cioè praticamente il re dell'anno vecchio, e poi, come vedremo, in un senso cosmico e astroteologico, per così dire, vedremo che Saturno era festeggiato gli ultimi giorni dell'anno, dal 17 al 24 dicembre, durante la festa dei Saturnalia, che, come vedremo, è connessa al solstizio d'inverno. Naturalmente è connessa a quella che Mircea Eliade chiamava la regressione nel caos e nell'oscurità, che avviene alla fine dell'anno solare, appunto con la crisi solstiziale del solstizio d'inverno, in cui il sole tocca il punto più basso del suo ciclo, e quindi c'è questa oscurità da cui poi rinascerà la luce, quindi il nuovo anno. Quindi re dell'anno vecchio e re dell'anno nuovo è una tradizione che ritroviamo fin dall'antichità. Per esempio, pensiamo al culto di Diana Nemorensis, il re che doveva essere sacrificato per essere sostituito dal re dell'anno nuovo, re dell'agrifoglio, re della quercia, viene detto poi nel folklore dei secoli seguenti, anche in epoca cristianizzata. Oppure si può riconnettere tutto quanto anche alle festività celtiche, appunto, che prevedevano l'uccisione del re dell'anno vecchio per sostituirlo con quello dell'anno nuovo. In realtà, però, al di là di questi rimandi rituali che prevedono l'uccisione del re, quello che è più importante, il re dell'anno vecchio, il discorso più importante da fare è un discorso di tipo ovviamente simbolico, metafisico. Il re dell'anno vecchio rappresenta quella potenza che è solare, ma non solo, innanzitutto la potenza dell'anno, e la potenza dell'anno inteso non solo come noi possibilmente pensiamo in maniera cronologica, ma l'anno anche come aion, come ciclo cosmico. Da qui appunto il collegamento tra le feste di fine anno e la fine del ciclo cosmico, come vedremo meglio quando parleremo dei Saturnali. San Nicola, però, ritornando al discorso che avevamo iniziato, si connette, e così ci possiamo connettere ai Saturnali, a questa festa medievale che cadeva appunto il 6 dicembre, una festa cristianizzata che però tradisce delle influenze molto arcaiche, sicuramente pre-cristiane, che i vescovi cristiani attraverso i secoli hanno cercato di a cui i vescovi hanno cercato di opporsi fino appunto a far cadere nel dimenticatoio. Il 6 dicembre, infatti, nelle chiese cristiane medievali, soprattutto in Francia, veniva eletto quello che viene chiamato l'episcopellus, il vescovello, una specie di epiclasi, diciamo quasi ridicola, sarcastica, del vescovo cristiano. In realtà questa figura era connessa al re dei Saturnali, appunto, questo re, questo personaggio, meglio, che veniva indicato, eletto nell'antica Roma durante appunto i giorni dei Saturnali per incarnare il dio Saturno. Su di lui venivano poste tutte le attenzioni della comunità, per poi essere alla fine, si pensa, in tempi arcaici, sacrificato. Poi, con il passare dei secoli, nella Roma imperiale, ovviamente il sacrificio di questo re folle che rappresentava Saturno viene meno. E questo sacrificio viene sostituito dall'usanza che noi ritroviamo nei sigillaria, cioè questa festa appena successiva ai Saturnali, anziché di concludere il 24 dicembre, appena prima della festa del Sole Invictus, in cui appunto al sacrificio vero e proprio della persona in carne ed ossa viene sostituito delle statuette di argilla, che appunto le prendono il posto. E queste statuette vengono in qualche modo sotterrate a simbolizzare appunto il venir meno dell'anno vecchio, la sua sepoltura, per poi rinascere, poi la forza dell'anno rinascere con l'inizio dell'anno successivo. Questa festa che abbiamo menzionato del vescovello, dell'episcopellus, che cadeva il 6 dicembre, ho già anticipato che prevedeva degli elementi assolutamente non cristiani, che i vescovi hanno fatto difficoltà a integrare appunto con la fede cattolica. Infatti, appunto, abbiamo detto, veniva eletto questo vescovello, questo episcopello, e poi addirittura i fedeli danzavano in chiesa, gridavano, facevano tutte quelle sorte di scherzi, di burle, di mascherate, addirittura si mascheravano con delle maschere di animali, all'interno della chiesa. Quindi non era una messa come noi possiamo immaginare,
cattolica vera e propria, era praticamente una festività pagana che si è mantenuta addirittura all'interno delle mura della chiesa. Questa ricorrenza che cadeva il 6 dicembre poi era collegata a un'altra ricorrenza che cadeva il 28 dicembre, quindi alla fine della crisi solstiziale, quando il sole Invictus, il sole era ormai risalito nel cielo a 3 giorni di distanza dal solstizio d'inverno. Questa festa che poi è stata trasformata nella festa dei santi innocenti, quindi cristianizzata, e da lì si è perso memoria del suo lato più arcaico, era appunto caratterizzata da queste processioni, da queste mascherate, da questi scherzi itineranti che noi ritroviamo in tutta Europa, anche appunto nei secoli della cristianizzazione, grosso modo addirittura fino all'inizio del Novecento, e ne troviamo menzione in una serie di atti, di direttive di vescovi di tutta Europa che appunto cercavano di contrastare questa realtà ancora paganizzante, diciamo, che si ritrovava nell'Europa anche fino ai secoli più moderni. Ne dà menzione persino Jung, che trovò queste menzioni a questa festa con il nome di Cervula, delle feste appunto in cui i popolani si travestivano di animali, soprattutto con una maschera di cervo, e il cervo appunto era collegato anche questo simbolicamente all'idea dell'anno che muore e che rinasce, il famoso simbolo delle corna del cervo che annualmente sanguinano per cadere e poi per cambiare. E ne dà menzione soprattutto Mircelliade, soprattutto nel suo libro Il mito dell'eterno ritorno, quando menziona delle feste di cui troviamo la prima menzione in questa direttiva di questo vescovo di Arles, cioè in Francia, del VI secolo, in cui disse appunto non possiamo concedere ai popolani di vestirsi con queste maschere pagane, di fare tutto questo chiasso e questi scontri appunto tra gruppi dicotomici mascherati, perché dobbiamo insomma cristianizzare anche queste feste anche a costo di distruggere, di nasconderle. Lasciamo un attimo da parte questo discorso per ritornare ai Saturnali, perché appunto vedremo come queste feste nell'Europa medievale le ritroviamo poi a inizio anno con le calende di gennaio. I Saturnali erano la festa culminante del calendario romano, un vero e proprio capodanno sacralizzato, noi potremmo dire. Tutti gli elementi che vanno dalle feste natalizie fino a quelle di capodanno, che ritroviamo ancora oggi ovviamente profanizzate, le ritroviamo nei Saturnali. Sappiamo che in questi giorni, dal 17 al 24 dicembre, i ruoli sociali erano completamente annullati. Si concedeva allo schiavo di dare ordine al padrone, si concedeva allo schiavo di sedersi a tavola col padrone e di bere il suo vino prima di lui, per esempio. E tutto questo ovviamente si rifaceva al mito del dio Saturno, al mito più arcaico, di cui gli autori romani non vogliono parlare, dicendo che era una cosa estremamente segreta e sacra. Però noi sappiamo dalle fonti che il dio Saturno era considerato il dio dell'età dell'oro. Questo ovviamente ha molto a che fare con l'escatologia delle feste di fine anno, il rapporto alla fine del ciclo cosmico. È come se queste feste, i Saturnali in primis, fossero una versione microcosmica, una versione mondana, diciamo, che ha a che fare con il mundus, con la società umana, di quello che gli antichi romani, ma più in generale gli antichi popoli indoeuropei, vedevano nella fine del ciclo cosmico, nell'escatologia della fine del ciclo cosmico. Infatti, per riassumere brevemente, l'età dell'oro, gli antichi romani facevano seguire un'età dell'argento, del bronzo, del ferro. Alla fine del ciclo completo si pensava sarebbe ritornato in un futuro prossimo appunto l'età dell'oro, e questa festività dei Saturnali, che era appunto dedicata a Saturno in quanto dio dell'età dell'oro, era strettamente connessa a questa visione scatologica, anche se probabilmente il popolo romano, la plebe, non era consapevole. Il dio Saturno abbiamo detto come dio dell'età dell'oro, che però viene poi il cui trono viene poi usurpato dal figlio Giove.
E dalle fonti degli antichi autori greci e romani noi sappiamo che con questa epoca mitica, il passaggio dall'età dell'oro a quella dell'argento, si pensa che inizia il tempo vero e proprio. Si pensa che il cosmo, l'essere umano stesso, esca da uno stato di perfezione e di eterna primavera, di eterna appunto perfezione, per cadere nelle ronde del tempo, nelle ronde, se vogliamo, del ciclo cosmico e del ciclo dell'anno anche. Col regno di Giove nascono le stagioni, l'uomo deve coltivare la terra e tutto quanto viene diviso in coppie dicotomiche, giorno-notte, giusto o sbagliato, da cui anche il calendario romano con i giorni Fausti e Fausti, che deriva da quello celtico ovviamente. In un'ottica però cosmica e non solo annuale, il dio Saturno veniva visto non solo come il dio imprigionato con l'avvento dell'età dell'argento e dell'avvento del tempo, quindi, e che deve poi rinascere alla fine dell'età del ferro con l'avvento dell'età dell'oro, ma anche come in qualche modo la forza luminosa che regge il ciclo cosmico, che regge il ciclo dell'anno e anche in qualche modo tutta l'esperienza umana durante la sua vita. Tutti questi piani erano strettamente connessi in una visione sacrale, non c'era differenza tra delle feste che noi possiamo pensare quasi pagane, nel senso profano del termine, ovviamente in confronto alla religiosità cristiana, e invece una visione più sacrale che conoscevano probabilmente solo i sacerdoti, soprattutto i sacerdoti di Saturno. E il fatto che la statua stessa di Saturno venisse liberata dai veli che la nascondevano, la occultavano durante tutto il resto dell'anno, e dalle corde che ne legavano le gambe, per essere appunto liberate in questi giorni, stava a significare, secondo alcuni autori, tra cui Mircea Eliade, come una prefigurazione del rinnovato avvento dell'età dell'oro. Cioè in questi giorni era come se gli antichi romani liberassero simbolicamente il dio dell'età dell'oro per far rivivere il ciclo dell'anno e quindi l'anno successivo, ma anche per accelerare la venuta dell'età dell'oro, di cui aspettavano appunto escatologicamente il ritorno. I Saturnali erano poi connessi a diverse feste, tra cui sigillare, appunto abbiamo detto, ma avendo menzionato poi la festa di San Nicola e di Krampus, noi vediamo che in quei giorni, dal 5 all'8 dicembre, gli antichi romani festeggiavano i Faunalia, una festa che aveva lo scopo già anticipato di non solo allontanare, ma anche cercare di far di tenersi buoni, diciamo, queste forze negative, bestiali, subumane, liminali, che in questo periodo dell'anno si credeva venissero a contatto con i viventi, con l'essere umano. Da cui tutta una serie di festività che si riconnettono, appunto, come detto, alle processioni di fine anno, in cui si riteneva che con l'avvento del periodo più oscuro dell'anno, queste forze liminali, che appunto comprendevano sia gli spiriti dei defunti, sia queste entità del tipo fate, larve, lemuri, tutte queste entità insomma oscure e terrifiche, venissero appunto a contatto con i viventi e bisognasse fare in modo di renderle inoffensive e anzi di trasformare questa loro potenza terrifica e pericolosa in qualcosa di positivo che avrebbe fatto rinascere l'anno successivo. Ovviamente in questo discorso dicotomico di scontro, incontro tra forze oscure e forze positive, noi possiamo rileggere una serie di divinità, in realtà sono profanizzate, come quei doppi di Babbo Natale che troviamo in vari paesi germanici, svizzeri, e che troviamo anche nella nostra Befana, anche per esempio, che in realtà è strettamente connessa alla divinità germanica della Percia, di questa vecchia, regina dell'anno vecchio, che deve essere anche questa sacrificata in un rogo rituale per poter far rinascere la dea giovane, che sarebbe la Brigit, che rinasce a Imbolc,
la festa appunto che è stata sostituita dalla candelora cristiana, la festa delle luci, o anche in ambito nordico da quella divinità femminile chiamata Lucy, festeggiata il 13 dicembre, che forse, come avete già capito, verrà cristianizzata in Santa Lucia. Quindi delle feste di divinità luminose che però presuppongono una sostituzione della divinità oscura a una divinità poi luminosa che rappresenta appunto l'anno nuovo. Non c'è da vedere queste divinità come distinte tra loro, in realtà sono tutte differenti aspetti della stessa divinità. A questo riguardo ci possiamo riconnettere a quelle famose processioni già menzionate delle calende di gennaio, della fine di dicembre, che si svolgeva soprattutto nei 12 giorni appunto tra Natale e l'Epifania, questi 12 giorni famosi che in tutte le antiche tradizioni europee sono viste come una prefigurazione dei 12 mesi dell'anno successivo, e da cui anche appunto tutte queste battaglie rituali tra le diverse schiere luminose e oscure per far rinnovare l'anno, per far rinnovare appunto la luce dell'anno. Per quanto riguarda questa Persia, questa divinità femminile germanica, vengono riportate fino ancora a inizio Novecento, e probabilmente ci sono ancora delle processioni di questo tipo in alcune zone in Germania, in Austria, come appunto per i Krampus. Queste differenti schiere di Persia, vecchie, brutte, oscure, e invece giovani, che si scontravano tra loro. A volte il gruppo di perce giovani veniva sostituita da un gruppo mascherato da cervi, ancora una volta, il cervo appunto ancora come simbolo di rinascita e quindi in contrapposizione con la vecchia, con la strega dell'anno vecchio, e da cui poi anche ovviamente il rogo che noi ben conosciamo della Giobbia, per esempio veneta e lombarda, e più in generale della Befana. La pratica, per esempio, non solo del rogo della Befana, ma della segatura della Befana, questa statua che veniva segata durante il periodo appunto tra la fine dell'anno e l'inizio di febbraio, questa statua della Befana veniva segata durante il periodo medievale, e da questa statua venivano fuori tutti questi dolciumi, doni, ovviamente una tradizione che poi si è trasformata con la proibizione in larga scala di questo rituale paganizzante nella festività appunto moderna della Befana, con la calza piena di doni e di carbone se il bambino non si è comportato bene. Anche qui il carbone è ricorrente in queste feste perché uno sta a significare l'anno vecchio, consunto, consumato, che è diventato nero, senza più luce, come il sole che alla fine dell'anno si inabissa nella notte cosmica, ma dall'altro il carbone da cui solo si può ricavare la fiamma che darà vita all'anno successivo, e quindi il ritorno della luce dopo l'oscurità. Come avrete già capito, il piano del folklore e delle feste che a un occhio disattento ci possono sembrare più bizzarre, ridicole, profane, poco sacre, e invece un ambito più arcaico che ha a che fare con il mito, per esempio con il mito di Saturno, con il mito dell'età dell'oro e quindi della fine del ciclo cosmico in rapporto con la fine dell'anno vero e proprio, dell'anno solare, questi piani si confondono, si sono confusi attraverso i secoli. Questo forse, anzi molto probabilmente, perché venendo meno quelle caste sacerdotali che ne mantenevano una visione sacralizzante, e con appunto l'avvento del cristianesimo a un livello sempre più netto, il lato profano di queste feste si separa sempre di più da quello sacrale, con la conseguenza che appunto queste feste vengano viste sempre più come senza un significato sacro, ormai prive di questa sacralità che avevano un tempo. Su questo albo pubblicato l'anno scorso con Axis Mundi c'è un articolo scritto da Federica Zigarelli che analizza la tematica di Babbo Natale connettendola a questi significati arcaici
riprendiamo un libro scritto da Levi Strauss, Babbo Natale giustiziato. In questo libro di Levi Strauss si parla di come nei secoli medievali il clero cristiano cercasse in tutti i modi di osteggiare la nascita di questo personaggio, Babbo Natale, che consideravano usurpatore della festa natalizia cristiana. E addirittura si chiedeva di immolare in piazza un fantoccio di Babbo Natale per eliminare del tutto queste influenze negative, pagane, che loro vedevano come una cosa nuova, però, come analizza Levi Strauss, erano ignari del fatto che Babbo Natale non fosse altro che l'ennesima epicresi, diciamo così, profanizzata degli antichi dei della fine dell'anno, da Odino nell'ambito nordico, che si riteneva che nei 12 giorni tra il solstizio d'inverno e l'inizio dell'anno successivo guidasse questa wild deer, cioè questa caccia selvaggia, questo esercito selvaggio, fino appunto a Saturno greco-romano, fino a tutte queste figure riconducibili al re o al dio dell'anno vecchio, dell'anno morente. Levi Strauss rintraccia in Babbo Natale appunto l'ultimo aggiornamento di una serie di figure che noi ritroviamo poi nel folklore anche germanico, olandese, tutte, e lo stesso San Nicola con i Krampus appunto, figure anche qui duplici, che hanno da una parte un lato, una faccia benefica come appunto San Nicola, e dall'altra invece terrifica come il Krampus, oppure come lo stesso Saturno, che da una parte è il dio dell'età dell'oro e dell'età perfetta, della perfezione, dall'altra invece è il Saturno quasi, diciamo così, satanico, tra virgolette, demoniaco, a cui Giove appunto usurpa il potere e che viene sottomesso e occultato in una dimensione sotterranea, nel Lazio, nel sottoterra del Lazio, che deriva da Latium, occultato, nascosto, con i piedi legati, con le gambe legate, come la statua appunto dei Saturnali, captivus, cioè nel senso di cattività, di imprigionamento, ma etimologicamente parlando, da questa legatura, da questo occultamento deriva il nostro termine cattivo, quindi demoniaco, malvagio. Addirittura, piccolo inciso, perché ho trattato l'argomento in un altro studio, se noi pensiamo al Lucifero della Divina Commedia, che è ubicato nel livello più abissale dell'inferno, e anche lui è captivus, nel senso che la parte inferiore del suo corpo è imprigionata in questo abisso infernale, noi vediamo in Lucifero una specie di aggiornamento del Saturno nella sua appunto faccia demoniaca e malvagia degli antichi romani, quasi fosse, come tra l'altro il Lucifero della tradizione cristiana, un antico dio, un'antica figura divina legata inizialmente, arcaicamente, alla solarità, alla luce, a una sialità, quindi a qualcosa di elevato, e che poi invece viene con l'inizio del tempo, la caduta dello spirito dentro la materia, viene appunto imprigionato, bloccato a un livello abissale. Questo è un altro argomento che abbiamo trattato nel libro, nell'albo di Axis Mundi, quello appunto della fine del ciclo cosmico la fine del ciclo cosmico legata alle feste di fine anno da un punto di vista indoeuropeo più ampio, quindi non solo europeo ma anche per esempio indiano, induista, un articolo che ha scritto il professor Nuccio Danna, in cui si fanno poi delle menzioni riprese poi sul sito di Axis Mundi anche da altri autori, tra cui il sottoscritto, su delle connessioni anche etimologiche tra il Saturno, dio dell'età dell'oro, e il Satya Yuga, l'età dell'oro della tradizione induista. Nella tradizione induista, infatti, l'etimologia del Satya Yuga, che è letteralmente l'età della perfezione, deriva da questo radicale Sat, che ha a che fare con tutto ciò che è perfetto, che è primigenio, che è indiviso,
che non presenta due facce, una dicotomia bene o male, oscurità, luminosità, ma una perfezione originaria in cui tutti i semi della manifestazione cosmica sono contenuti, senza appunto distinzioni. E questo è esattamente quello che era il dio Saturno per gli antichi romani, che pensavano infatti che nell'età dell'oro, sotto l'egida di Saturno, non esistesse il tempo come noi lo intendiamo, non esistessero le stagioni, e non esistesse la necessità per l'essere umano di coltivare la terra, non esisteva la morte, l'essere umano non moriva perché era in questo stato prenatale, che ovviamente non va visto come un'immortalità su questa terra, ma come un concetto metafisico, prima dell'incarnazione attraverso le ronde del ciclo cosmico, che ha lo stesso identico significato del Satya Yuga induista. Anche nella tradizione induista, appunto, dal Satya Yuga, l'età della perfezione, nascono poi le altre tre età, il Tretra, il Dvapara e il Kali Yuga, che sono rispettivamente quelle che i greco-romani chiamavano età dell'argento, del bronzo e del ferro. Quindi vediamo come questa escatologia, diciamo così, della fine dell'anno cosmico avesse un substrato veramente arcaico, veramente diffuso in tutto l'ambito indoeuropeo, anche se magari ovviamente nel periodo medievale, moderno, cristianizzato, noi vediamo solo dei frammenti di queste antiche teorie escatologiche in queste feste di fine anno che contrappongono appunto questi gruppi di processioni tra gruppi mascherati negativi e positivi, che in realtà poi devono scontrarsi, ma anche incontrarsi per far rinascere l'anno nuovo, appunto la luce dell'anno nuovo. Però al riguardo si può trovare delle connessioni con dei miti, per esempio dell'antica Grecia. Io mi ricollego al mito di Apollo, della nascita di Apollo, nel mio libro L'angelo dell'abisso, che è appunto dedicato al culto apollineo in un'ottica escatologica, di cui tra l'altro è stata appena pubblicata la seconda edizione, di cui trovate le prime stampe consegnate giusto oggi nella libreria piano sopra. Il mito della nascita di Apollo in realtà non è stato collegato da nessun autore fino al secolo scorso, ai 12 giorni tra Natale e l'Epifania. Ne ha parlato per primo Károly Kerényi, studioso della storia delle religioni ungherese, e io l'ho ripreso ampliandolo nell'ottica escatologica, appunto in questo libro L'angelo dell'abisso. Il mito della nascita di Apollo fondamentalmente si connette a questi 12 giorni di fine anno del solstizio invernale, perché viene detto che la dea Latona vagabondò, diciamo così, per 12 giorni in tutto il mare Egeo per dare appunto alla luce Apollo, perché Giove, o meglio la moglie di Giove, Era, non gli concesse di partorire il dio da nessuna parte, perché appunto era gelosa della tresca avuta con Giove. Questi 12 giorni in cui la dea Latona gira, prima di trovare appunto questa isola di Ortigia, che poi diventerà appunto l'isola natale di Apollo, col nome di Delo, la luminosa, ha dei grossi collegamenti con la visione escatologica della fine del ciclo cosmico e delle feste di fine anno, ben vedere. Perché in questi 12 giorni si dice che Latona girò nell'oscurità fino ad arrivare nell'isola di Ortigia, in cui l'oscurità era completa. Questo perché appunto Era vietò a Latona di partorire dove c'era anche solo un raggio di luce. Il dio Apollo, che è il dio della luce appunto, avrebbe dovuto essere partorito nelle tenebre più assolute, nel buio più assoluto, e quindi solo l'isola di Ortigia, che tra l'altro era di sola roccia, qui ancora il simbolismo dell'aridità, della sterilità, del carbone che abbiamo già visto prima, e da cui appunto solo può rinascere la luce del ciclo cosmico e dell'età dell'oro. E infatti appena nasce Apollo, dopo questi 12 giorni di peregrinazione, l'isola di Ortigia si trasforma miracolosamente in un'isola di sola luce, Delo appunto, la luminosa, la lucente,
con la nascita del dio Apollo, appunto, che trasforma tutto, come viene detto poi nell'inno ad Apollo, tutte le cose rende nuove. Tra l'altro una espressione ripresa in ambito cristiano, riferita al Cristo ovviamente, e anche con un collegamento escatologico per quanto riguarda l'Apocalisse, l'Apocalisse cristiana, che non sarebbe altro che una rivisitazione cristianizzata di questa antica concezione indoeuropea sulla fine del ciclo cosmico e sull'avvento di un ciclo rinnovato che sarebbe l'età dell'oro degli antichi. Ora, questo mito della nascita di Apollo e quindi della rinascita della luce del ciclo cosmico è strettamente connesso alla festività che nell'antica Grecia cadeva il 6 gennaio nell'ambito dei misteri di Eleusi. Il 6 gennaio ovviamente sappiamo che attualmente è l'Epifania. L'Epifania vuol dire appunto letteralmente la manifestazione del Dio, anche se è stata ovviamente occultata, nascosta prima con il tema dei Re Magi e poi con il tema della Befana, quindi l'Epifania insomma in un punto di vista più folclorico. Il 6 gennaio nei misteri eleusini segnava la rinascita mistica del dio di luce, del puer divino, di quello che gli orfici chiamavano Fanes, il dio appunto della luce primigenia, che ovviamente è da vedersi in stretto collegamento con l'Apollo poi degli elleni storici. Quindi questo complesso di feste che va grosso modo da inizio dicembre a fine gennaio, però che trova il suo compimento nei 12 giorni più oscuri, che sono quelli tra il solstizio d'inverno e l'inizio dell'anno successivo, quindi il 6 gennaio con l'Epifania e con i misteri eleusini, noi lo ritroviamo in tutti questi ambiti arcaici, nel mito, nel rituale e poi nel folklore moderno. Questo dio della luce che ritroviamo per esempio nell'ambito iranico con Mitra, che nasce da una roccia, o nella caverna cosmica, come pure poi il Cristo nella grotta di Betlemme, con la stella cometa, tutti questi simbolismi luminosi. In epoca imperiale, appunto romana, si trovò una connessione con il culto del sole invitto, che fu reso culto imperiale dall'imperatore Giuliano, l'ultimo imperatore pagano, diciamo così, dell'antico popolo romano. Ma in realtà il sole invitus, che ovviamente viene anche influenzato dal culto mitraico, non è altro che un'ennesima trasformazione a un livello più diffuso socialmente, a un livello più statale, diciamo così, di un culto che era quello appunto del puer divino, del puer di luce, dei misteri di Eleusi, che inizialmente era affare solo degli iniziati, di gruppi di iniziati che conservavano questo mistero della reincarnazione della luce attraverso il ciclo cosmico e attraverso pure il ciclo dell'anno in chiave microcosmica. Ovviamente abbiamo già menzionato il re dell'anno vecchio e il re dell'anno nuovo. In ambito greco questo si poteva riconnettere anche alla duplicità tra Apollo e Dioniso. Come sappiamo, nel periodo proprio del solstizio invernale si diceva che Apollo ritornasse nell'isola di Iperborea, cioè questa isola mitica da cui il dio proveniva, e veniva sostituito temporaneamente da Dioniso. Quindi vi era una sostituzione nel culto e negli oracoli resi alla Sibilla del dio, diciamo così, del disordine, dell'oscurità, anche se una semplificazione, ovvero Dioniso, che in questo periodo del solstizio invernale sostituiva appunto il dio più lucente, Apollo. Ancora a sottolineare come in questo periodo di massima oscurità rilasciassero delle forze del disordine, per così dire, del caos, che però gli antichi connettevano a questa regressione nell'oscurità, nel caos, di queste forze cosmiche. Nuovamente, sia a un livello microcosmico riguardante il ciclo dell'anno, sia a un livello macrocosmico riguardante la fine del ciclo cosmico e l'avvento del successivo.
Ovviamente ritroviamo il tutto anche nell'ambito celtico e nordico, di cui abbiamo già fatto qualche menzione. Per esempio, nell'ambito nordico, la festa del solstizio invernale era la cosiddetta Yule, e aveva tutti quei crismi che noi ritroviamo nelle feste non solo dell'antichità greco-romana, ma anche, soprattutto poi, in quella medievale cristianizzata, anche perché a ben vedere gran parte dell'ambito geografico europeo fu addirittura più influenzato da queste antiche conoscenze sacrali dell'ambito celtico e germanico rispetto a quelle greco-romane, che sono rimaste più in voga, più forti nell'Europa meridionale, come è ovvio che sia. In tutto il resto dell'Europa, quindi Europa centrale, settentrionale, ma anche per esempio nella stessa Italia settentrionale, questi rifacimenti si ricollegano più a dei miti celtici e nordici, appunto, da cui già la menzionata Santa Lucia, che sostituisce questa divinità femminile della luce, la Lucy nordica, però anche terrifica. Ecco, questo è un altro appunto da fare. Gli occhi di Santa Lucia, questo elemento terrifico di Santa Lucia che si rimuove gli occhi, collegati anche tra l'altro all'occhio di Odino che viene meno, che sacrifica per la sapienza sacra. E anche questo ovviamente è da connettersi ancora una volta all'occultamento del sole, all'occultamento della luce solare. Sappiamo che per gli antichi la luce, il sole, era strettamente connesso al senso della vista, all'occhio, tanto è vero che poi il sole veniva visto come l'occhio del cosmo. Quindi c'era questo collegamento che noi ritroviamo anche in certe figure cristiane, come Santa Lucia, che il cui mito, la cui leggenda, mantiene questo elemento della cavatura degli occhi, un elemento terrifico che però ha perfettamente senso in una lettura arcaicizzata di queste feste. Infatti, come abbiamo già detto, come abbiamo già visto, tutte queste divinità dell'oscurità e della luce non erano altro che due maschere, due facce dello spirito dell'anno che muore e che rinasce. Una serie poi di simbolismi che noi ritroviamo nelle feste natalizie si riconnettono in maniera netta e non spiegabile altrimenti in senso cristiano a degli elementi appunto che noi ritroviamo nelle feste anche profanizzate moderne e che la tradizione cristiana non saprebbe spiegare altrimenti, come per esempio l'albero di Natale. Anche questo è un simbolo che deriva da un ambito nordico, celtico. L'albero di Natale a cui sono appese queste palline, questi doni, queste strenne, e con al suo culmine questo la punta dell'albero di Natale, quindi un simbolismo assiale che punta verso il polo nord celeste, ovviamente è un simbolo inequivocabile dell'albero del mondo, dell'albero cosmico. Un altro simbolo a ben vedere del ciclo cosmico e della sua manifestazione pure, perché secondo gli antichi norreni che lo chiamavano Yggdrasil, o gli antichi celti che lo chiamavano Irminsul, questo albero cosmico reggeva non solo il cosmo inteso in senso spaziale, quindi dividendolo in un ambito infernale, in un ambito terreno e in un ambito celeste, i tre mondi attraverso cui l'albero cosmico, fin dalle antiche tradizioni sciamaniche centroasiatiche, viene riconosciuto appunto questi tre mondi. Ma addirittura l'albero cosmico veniva visto come un dipanamento del ciclo cosmico inteso in senso temporale, per così dire. Quindi anche qui la visione frattale dell'albero, perché l'albero non è solo un simbolo di assialità, di verticalità, ma nell'albero e nei rami c'è tutto questo simbolismo frattale che appunto è strettamente connesso ai cicli cosmici, perché a loro volta poi i cicli cosmici sono divisi in cicli minori, come il tronco dell'albero e i rami dell'albero che si dipanano in rami sempre più piccoli. E ovviamente il ciclo cosmico, inteso in un senso macrocosmico, trova il suo corrispettivo microcosmico nel ciclo dell'anno solare.
quindi questo collegamento appunto con la natura frattalica dell'albero, e tutte queste oggetti, questi doni, queste palline che vengono ancora oggi messe sull'abete natalizio, non sarebbero altro che le palline, un simbolo dei pianeti, delle stelle che girano intorno all'asse del mondo, che rimane fisso come una sorta di perfezione primigenia che rimane fissa nonostante il rivolgersi a spiraliforme, a forma di spirale del ciclo cosmico. E i doni appunto hanno a che fare con quanto abbiamo già detto sulle feste di fine anno e l'inizio dell'anno successivo, quindi da una parte c'è il carbone, il lato terrifico di queste feste, dall'altro c'è un lato compensatorio, un lato che appunto è connesso con i doni sia della Befana, di Babbo Natale, che alcuni autori tra l'altro legano a un altro dio greco-romano, quel Plutone Ade per i greci, che era il dio appunto dei morti, dal mondo infero. Ma come alcuni autori fanno notare, questo Ade, o meglio questo Plutone, nell'etimologia romana del termine, vuol dire da una parte l'invisibile, nel senso del sole dell'anno vecchio che si inabissa durante il solstizio invernale nell'abisso cosmico appunto dell'oscurità, però dall'altra Plutone è anche quello che è ricco di doni etimologicamente, a riprova poi di alcuni autori come Chereni, che lo collegano a Dioniso, citando poi Eraclito. Ade e Dioniso sono lo stesso dio, dice Eraclito. Lo ricollega appunto a Dioniso in questa ottica di dio terrifico, infernale, ovviamente non in senso cristiano, nel senso di abissale, dell'oscurità, del ciclo cosmico e del ciclo solare, che però solo da questa oscurità abissale estrema vengono poi i doni dell'anno successivo, dell'anno che rinasce, e quindi ancora il collegamento tra Dioniso e Apollo o Fanes, il puer divino dei misteri eleusini, ma anche il Plutone che si sostituisce al dio del sole in questa visione simbolica come dio degli inferi, che però porta i doni, che però dà in qualche modo l'abbondanza, una simbologia, un'ideologia che poi si ritrova ovviamente in Babbo Natale, in tutta questa serie di figure canute, senili, che vanno appunto a connettersi con Plutone, con Saturno, con l'Odino nordico. Altre simbologie poi ritroviamo, per esempio, simbologie o anche usanze, per esempio la tombola natalizia, anche qui che sembra una cosa assolutamente profana, senza rimandi al sacro di nessun genere, deriva ancora una volta dalle antiche feste romane, perché durante i Saturnali, anche qui, erano gli unici giorni del calendario romano in cui si poteva giocare d'azzardo, in cui poi gli schiavi addirittura giocavano contro i padroni. Ancora a sottolineare questo mischiamento dei ruoli. Il gioco d'azzardo, quindi, come ancora una volta qualcosa che ha a che fare con la previsione dell'anno successivo, da un punto di vista però caotico ancora una volta. Ab caos ordo, cioè dal caos dell'anno che muore nasce l'ordine rinnovato del ciclo successivo, dell'anno successivo. E questa tombola in cui i numeri vengono estratti non sarebbe altro che il rifacimento più moderno e più profanizzato di questi giochi d'azzardo che si ritrovavano appunto nei giorni del solstizio invernale per gli antichi romani. E poi si collegano ancora una volta ai 12 giorni tra Natale e l'Epifania, perché anche lì si pensava, come forse ho già accennato, che questi 12 giorni fossero una prefigurazione, quindi dell'anno, appunto, dei 12 mesi dell'anno che sarebbe venuto, e quindi in qualche modo venivano sorteggiati questi mesi con dei rituali che avvenivano in questi 12 giorni. Ancora un altro elemento è quello delle strenne natalizie, questi dolciumi, no, che adesso
noi conosciamo come dolciumi, in realtà derivano dalle strenae romane dell'antica Roma, che erano dei doni da un punto di vista più ampio, che venivano scambiate dal popolo romano, appunto, appena dopo i Saturnali, appena dopo la festa del sole invitto, del sole rinnovato, e che erano connesse a questa dea strenua, che aveva anche qui degli elementi di dea dell'anno vecchio, di dea vecchia, che appunto poi diventa la nostra Befana, la nostra Gioia, da un punto di vista appunto folclorico, per rimanere nel nostro ambito lombardo e piemontese. Quindi insomma tutta questa serie di festività che noi ritroviamo a livello un po' cristiano, un po' profano, noi la vediamo derivare da tutti questi, da una parte un'ideologia estremamente arcaica, che ha un carattere escatologico, che ha un carattere strettamente sacerdotale, connessa a dei misteri che purtroppo con lo scorrere dei secoli sono venuti meno, però dall'altra la ritroviamo anche, come abbiamo visto per esempio nella festa dell'Episcopello e della la festa dei Santi Innocenti, da un punto di vista cristianizzato, che però anche qui con il passare dei secoli viene meno, fino a scomparire quasi del tutto. Un altro simbolismo che si riconnette a questa appunto festa dell'Episcopello, che tra l'altro mi ero dimenticato di dirlo, però ancora una volta, questo vescovello che veniva eletto veniva detto Inter Rex, una parola latina che appunto ha a che fare con il re di Saturnalia. L'Inter Rex sarebbe appunto quel re dell'interregno, cioè di quel periodo di tempo in cui l'anno vecchio è già defunto, è già morto e deve essere sepolto, e quello però nuovo non è ancora nato. Quindi in questa fase dell'anno liminale, estremamente pericolosa, venivano tolti i poteri al re vero e proprio e al vescovo cristiano, in questa parodia appunto cristiana, e venivano dati a questo re falso, a questo re del malgoverno, come poi troviamo il termine tradotto nella tradizione celtica e britannica soprattutto. Qualcuno di voi probabilmente avrà visto il film The Wicker Man, in cui questo re di malgoverno viene sacrificato appunto con anche qui scherzi, processioni mascherate di animali, però viene spostato il primo di maggio. Ecco, questa è una forzatura che fanno i registi, perché in realtà in queste feste del sacrificio dell'Inter Rex avvenivano tradizionalmente appunto nel periodo tra un anno successivo, la fine dell'anno vecchio e l'inizio dell'anno nuovo, e in realtà poi noi le ritroviamo quando queste conoscenze arcaiche vengono sempre meno, le ritroviamo spostate sempre più in avanti verso le feste carnevalesche, quasi che il clero, anzi senza quasi che, sicuramente il clero cristiano ha tentato sempre più di spostare al di fuori del periodo natalizio, per non farle coincidere con i festeggiamenti della nascita del Cristo e con quello che ovviamente per loro era il periodo più sacro dell'anno da un punto di vista cristiano. Ma in realtà un altro elemento che noi ritroviamo collegato alle feste dell'Interrex, dell'Episcopello, è quello dell'asino. Infatti questo re dell'interregno, questo vescovo parodico, finto, entrava nella chiesa una volta che era eletto al di sopra di questo asino. Questo avveniva il 28 dicembre, durante la festa dei Santi Innocenti, quindi appena prima dell'inizio dell'anno successivo, delle calende di gennaio. Questo asino è un simbolo che noi ritroviamo in maniera criptica, volendo, però con un senso, all'interno di varie feste e miti, sia pagani che cristiani. Pensiamo all'entrata del Cristo a Gerusalemme sopra l'asino, pensiamo all'asino nella grotta insieme al bue, e anche qui duplice simbolismo: l'asino come simbolo dell'anno vecchio, simbolo di sterilità, tra l'altro piccola parentesi, come l'asino che era sacro al dio Set nell'antico Egitto, anche qua dio della sterilità, e dall'altro il bue come invece simbolo di fertilità,
dell'anno nuovo che deve rinascere dall'anno vecchio, ma più in generale l'asino era connesso appunto a queste feste dei folli, cosiddette, che nel Medioevo sostituirono queste feste dell'Episcopello e quindi del 6 dicembre e del 28 dicembre, vennero spostate più avanti, come detto, durante il periodo carnevalesco. Le feste dei folli, così venivano chiamate, o le feste degli asini, in cui appunto ritroviamo tutte queste parodie scherzose degli antichi riti, sia pagani che poi cristiani in realtà. E l'elemento dell'asino lo ritroviamo sempre, sia orecchie d'asino, maschere d'asino, sfilate di asini e via dicendo. Questo asino, che vari autori connettono al solstizio d'inverno appunto per il suo simbolismo sterile, diciamo così, quindi legato all'aspetto vecchio del dio e quindi dell'anno, viene connesso dal musicologo dell'etnomusicologo Marius Schneider addirittura in un senso molto più metafisico al solstizio d'inverno e alla fine del ciclo cosmico, alla fine e all'inizio, perché le due cose ovviamente sono strettamente connesse. Infatti, secondo Marius Schneider, il verso dell'asino era, che è diviso ovviamente, come sappiamo, in due parti, I e O, che sarebbe stato una sorta di suono cosmico che Marius Schneider collega alla nascita del ciclo cosmico e alla sua fine, quindi alla rinascita, da un punto di vista anche qui dicotomico, quindi le due sillabe che sono la luce e l'oscurità. Questo può sembrare un discorso un po' bizzarro, però c'è da sottolineare come lo Schneider, appunto qui citato, è noto tra gli studiosi di storia delle religioni, perché ha studiato tutte le cosmogonie antiche prediligendo l'aspetto sonoro delle stesse, e quindi arrivando alla conclusione che le cosmogonie inizialmente, da un punto di vista misterico, avessero a che fare con il suono. Gli dèi erano suoni, gli dèi erano canti, dice Marius Schneider, e questo suono, questo canto e questo verso del Dio, che all'inizio delle cosmogonie arcaiche si manifesta inizialmente appunto in maniera musicale, viene connessa a questo asino, il cui duplice verso, da in queste feste appunto di fine anno, da una parte chiude l'anno vecchio e dall'altra apre l'anno successivo, e quindi il ciclo vecchio e il ciclo successivo. E ciò veniva visto dallo Schneider come strettamente connesso al mistero della duplice spirale che riguarda i cicli cosmici. Quindi da un inizio mitico, ideale del ciclo cosmico, da una perfezione delle origini, nasce il tempo, nasce il ciclo cosmico, nasce la manifestazione cosmica a un livello sia spaziale che cronologico, e questo nasce come un suono inizialmente. Questo suono si dipana attraverso i cicli cosmici, attraverso l'età, dalla perfezione degli inizi al disfacimento, al disgregamento della perfezione, avvicinandoci sempre più verso la fine del ciclo cosmico, verso la fine dell'anno, l'oscurità, la confusione delle forme, per poi ritornare alla fine dell'anno e del ciclo cosmico come appunto una duplice spirale a riavvolgersi su se stesso, e quindi da questo disgregamento delle forme che culmina alla fine dell'anno e alla fine del ciclo cosmico si risalirebbe, da un punto di vista escatologico, alla perfezione delle origini, come dice Marius Schneider, dalla prima parte del verso dell'asino, che è appunto I, da cui si dipana il ciclo cosmico, alla fine è come se riavvolgesse tutta la manifestazione cosmica nel momento iniziale, nel momento primigenio delle origini. Questo è tutto un tema, non quello dell'asino, ma quello appunto del riavvolgimento delle ere da un punto di vista escatologico, che io ho trattato ampiamente nel libro già menzionato, L'angelo dell'abisso, e che ritroviamo in tutte queste tradizioni arcaiche indoeuropee, ma non solo, però in realtà io mi concentro su quelle indoeuropee. L'idea appunto che da una perfezione delle origini, che può prendere appunto sia forma sonora, di vibrazione anche secondo l'induismo, da una vibrazione
originaria, primordiale, si forma l'universo, come un sogno di Vishnu, dicono gli induisti. E dalla danza di Shiva, alla fine del ciclo cosmico, tutte le cose vengono riportate dal punto iniziale della perfezione delle origini. Quindi il cosmo, la manifestazione cosmica, come un sogno della divinità suprema, di Vishnu, della divinità non solo della luce, ma dell'essere, quel Sat già menzionato, famoso, legato sia a Satya Yuga che a Saturno, ma della luce come della perfezione, quindi ancora l'Apollo, appunto, e il Puer di luce dei misteri di Eleusi, o ancora in tutte le altre tradizioni, poi in europee, questa idea duplice, della duplice spirale del ciclo cosmico, che si dipana su se stesso e poi si riavvolge alla fine del medesimo, ovviamente, come già detto, strettamente connessa alla visione calendariale, così, dell'anno. Questo tema è un tema trattato, tra gli altri, in maniera egregia, secondo me, da René Guénon, soprattutto nell'opera I segni dei tempi. Aiutatemi. Il regno della quantità e I segni dei tempi. In cui c'è questo capitolo magnifico, secondo me, a un livello simbolico, che mostra come sia in maniera iconografica, in maniera simbolica, questo disgregamento, ma anche questa, in realtà, come dire, proviamo a spiegarlo in questo modo, l'aspetto numerico del ciclo cosmico, ecco, forse è meglio spiegarlo così, da i quattro cicli abbiamo già menzionati, dal primo ciclo, dalla prima età, che è quella dell'oro, il Satya Yuga induista, a cui è connesso il numero uno, perché appunto è il ciclo della perfezione, in cui ogni cosa è indivisa, si passa al numero due, connessa alla seconda età, quella dell'argento, della Tretra Yuga, secondo gli induisti, all'età del bronzo, del Dvapara Yuga, che è connessa al numero tre, e al Kali Yuga, o età del ferro, che è connessa al numero quattro. Quindi c'è il numero aumenta sempre più, la quantità aumenta sempre più, da un'unicità che era unica all'inizio del ciclo cosmico si va sempre di più verso una molteplicità, ecco, e questa molteplicità ovviamente è strettamente connessa a un deterioramento dell'aspetto primigenio della divinità e della perfezione, che, come dire, si separa sempre di più, si divide sempre più, e quindi il disordine è sempre maggiore, no? Questo è molto interessante da un punto di vista numerico, perché poi tra l'altro viene anche connesso mistericamente al triangolo pitagorico, la cui punta, ecco, è formata. Vertice. Bravissima, grazie mille. Quel vertice è formato da un solo punto, la base da quattro, e poi in mezzo ci sono i due punti e i tre punti. Questo discorso, in realtà, che Guénon riprende in maniera anche geometrica, poi con questo esempio del triangolo pitagorico, lo ritroviamo nel mito induista vero e proprio, perché gli induisti raccontavano di questo mito delle quattro età, raccontando di questo toro cosmico che all'inizio del ciclo cosmico poggiava su tutte e quattro le zampe, poi con l'avvento della seconda età ne poggia su tre zampe, della terza età su due, e infine Kali Yuga solo su una. E qui vediamo, curioso, come l'idea della perfezione delle origini, da una parte trova il suo disegno simbolico nel numero uno, però dall'altro nelle quattro zampe del toro cosmico che reggono la manifestazione. Quindi anche qui troviamo, come dire, i due aspetti collegati alla duplice spirale, e quindi alla manifestazione del cosmo e al suo riassorbimento, che ancora una volta però sono strettamente interconnessi e sono due facce della stessa medaglia, che addirittura, come lo Yin e Yang orientale, tra l'altro, si possono vedere strettamente interconnessi. Quindi da una parte c'è l'uno come simbolo di perfezione primigenia, però dall'altra c'è il 4 nel senso di totalità, e quindi da un livello macrocosmico e microcosmico questi simbolismi si uniscono e trovano poi ovviamente vengono annebbiati nei millenni, nei secoli,
soprattutto a partire dalla cristianizzazione, per poi però riemergere in queste feste di fine anno, queste mascherate che vedono ancora una volta lo scontro tra principio oscuro e principio luminoso, e questo scontro però non è volto, guarda bene, ad un annientamento del principio oscuro, ma a un suo inquadramento, a un suo assorbimento all'interno del principio luminoso, perché come a tutti questi miti che abbiamo visto, queste leggende anche, come per esempio quella di Santa Lucia della Befana, anche un po' profanizzate, noi vediamo che la luce dell'anno nuovo, la dea di luce, la Brigitte del Imbolc e poi Candelora, può nascere solo dalla percia, cioè dalla dea dell'anno vecchio che viene sacralmente uccisa e segata come la Befana, o bruciata come la Giovia sul rogo, oppure Saturno come dio dell'età dell'oro può nascere solo dal sacrificio di Saturno alla fine del ciclo precedente, e quindi il sacrificio del re dell'anno vecchio che solo dà, per così dire, la possibilità al re dell'anno nuovo di rinascere dall'oscurità più estrema. E a questo punto lascerei spazio per le domande, se voi siete d'accordo, e vi ringrazio per l'attenzione per tutto questo tempo. Grazie. Bene, grazie mille. Prego. Senza microfono. Sì. Per tutto il tempo hai parlato di periodi, no? Dell'anno, di tempo. Tutti questi popoli non penso avessero il calendario gregoriano. No, ovviamente. Quindi, come scandivano il tempo? Con l'osservazione degli astri. Ok, quindi e questo ovviamente. Okay. E questo, infatti, forse avrei dovuto parlare meglio di questo. Però no, comunque... non era per dirti. No, no, sì, sì, chiaro. volevo una però ovviamente dire... strettamente connesso il ciclo dell'anno, il ciclo cosmico, anche qua l'osservazione degli astri, che non è solo il sole nel ciclo dell'anno, ma ovviamente questo è un livello di ciclo dell'anno, ma un livello di ciclo cosmico, come saprete sicuramente, ogni età cosmica, ogni sottociclo cosmico del ciclo cosmico omnicomprensivo è connesso a un segno dello zodiaco, 12 segni ovviamente, 12 mini cicli da 2160 anni che insieme formano il ciclo cosmico totale di 25.000 e passa anni. Quindi anche qui sì... l'avevi detto. Sì, ovviamente sono... Di Natale, no? Anche sì, è vero. Dobbiamo sempre tenere a mente appunto... magari anche lui voleva avere voce all'interno, allora, della cosmogonia, mi viene in mente, non lo so, però cioè, abbiamo parlato, no, di solstizio, di effettivamente senza mai capire come, cioè senza mai condividere, probabilmente lo sappiamo tutti, cioè, come si faceva a misurare il tempo, lo spazio. In senso, allora, secondo me appunto bisogna vedere il ciclo dell'anno come una versione ridotta del ciclo del cosmo, del ciclo cosmico inteso, e ovviamente se nel ciclo dell'anno, nel ciclo delle stagioni conta l'osservazione lunisolare, per quanto riguarda il ciclo cosmico che si dipana in molti millenni, era di primaria importanza l'osservazione delle stelle fisse e delle costellazioni. Ovviamente nelle feste di fine anno, soprattutto nel periodo medievale, appunto cristianizzato, e poi in quello più moderno, viene meno questo aspetto cosmico. Ma secondo me, anticamente il clero sacerdotale, sia il clero di Saturno per quanto riguarda i romani, il clero di altre divinità per quanto riguardava altri popoli indoeuropei, era ovviamente conscio di alcune connessioni a livello appunto ciclico, annuale e ciclico, nel senso di ciclo cosmico. L'osservazione degli astri, che a un livello di ciclo dell'anno noi vediamo solo nel Sole, a un livello escatologico di ciclo cosmico, era rapportata invece a delle a dei lassi di tempo molto molto ampi, e
e ovviamente il popolano, la plebe non se ne rendeva conto, quindi era affare solo sacerdotale. Questo può essere tra l'altro uno dei motivi per cui per le tradizioni dei popoli celtici e nordici non abbiamo questo collegamento escatologico come i come con i romani, con Saturno e Saturnali, e questo aspetto di Dio dell'età dell'oro festeggiato gli ultimi giorni dell'anno, proprio perché i celti e i nordici non ci hanno lasciato documenti scritti riguardanti il culto che derivassero da, per esempio per i nordici, il nono decimo secolo dopo Cristo, e per i celti appunto i testi medievali di cui noi abbiamo contezza grazie ai clerici cristiani che li hanno riportati, ovviamente cristianizzandoli. Però noi sappiamo ovviamente che i celti basavano tutto sul ciclo dell'anno, e questo ciclo dell'anno ancora una volta, andando a vedere per esempio il simbolismo di Imbolc, Dea Brigit, le forze della luce eccetera, era da riconnettere ancora una volta a questi avvicendarsi delle epoche cosmiche, di cicli più grandi. Si può pensare addirittura a uno slittamento calendariale che è avvenuto nei secoli, nei millenni, con le migrazioni. Addirittura ci sono delle ipotesi, penso a quella di Tilak, studioso indiano, autore di Orione e della Patria Artica dei Veda, che sosteneva che le popolazioni indoeuropee inizialmente venissero dall'estremo settentrione. Ovviamente si parla di un'età estremamente remota, prima della glaciazione, in cui il calendario di queste antiche popolazioni non avrebbe avuto 12 mesi ma solo 10, perché vi era un solo mese che ne comprendeva tre, che erano quelli della crisi solstiziale, che ovviamente vivendo così a settentrione, come sappiamo, lì il sole scende sotto l'orizzonte e ci sta vari mesi, al polo nord ci sta, ovviamente abbiamo la notte polare di 6 mesi, il giorno polare di 6 altrettanto, e appena sotto, diciamo un po' sotto, come per esempio in Islanda, questa notte cosmica dura grosso modo 3 mesi, come se il sole non salisse mai, rimanesse sempre lì a un livello intermedio. E questo, secondo questo studioso di nome Tilak, sarebbe il motivo per cui gli antichi popoli europei erano così ossessionati con il sole morente di fine anno, che doveva essere la cui rinascita doveva essere riportata in maniera con dei riti, con delle procedimenti rituali, scontri rituali, che noi troviamo poi nel Medioevo, senza in realtà che ovviamente senza essere mantenuta questa notte cosmica di 3 mesi. È interessante il fatto che Tilak cita il fatto del calendario romano arcaico, che noi sappiamo che era di 10 mesi, dicembre il decimo mese, e anche qui Numa Pompilio fu il re che miticamente estese il calendario, il ciclo calendariale da 10 a 12 mesi e poi ovviamente rimase così e venne connesso alle 12 stazioni solari. E questo discorso è interessante anche perché alcuni si chiedono perché alcune feste di questo tipo, di fine anno, connesse alla fine del ciclo cosmico in una maniera simbolica, noi le ritroviamo alla fine di ottobre tra i Celti, con Samhain, all'inizio dell'anno, della parte oscura dell'anno, poi la ritroviamo per le popolazioni greco-romane alla fine del mese di dicembre, appunto con i Saturnali, e poi li ritroviamo in altre popolazioni, però anche, tra l'altro, adesso lo dico brevemente, spostati verso i mesi del carnevale, cioè appena prima della primavera, quasi come se ci fosse appunto un lasso di 2-3 mesi in cui vi era questa effettivamente oscurità. Ovviamente si parla di epoche arcaiche, 10.000, 15.000 anni fa, quando queste religioni, queste visioni sacre nacquero e vennero in qualche modo così cristallizzate in questa ottica escatologica che aveva a che fare con il ciclo cosmico, con il ciclo dell'anno. E tra l'altro, appunto, adesso mi ricollego a quello che stavo appena per dire, che le stesse feste romane in realtà di fine anno e di inizio anno non finiscono con i Saturnali, con la festa dei Soli Invictus, e con volendoci collegare al 6 gennaio, che è la festa eleusina, la rinascita del dio della luce.
ma si protraevano fino ai Lupercali, cioè questa festa che cadeva a metà febbraio, il 15 febbraio, che era connessa anche qui a un simbolismo duplice, la capra e il lupo. La capra ovviamente simbolo di fertilità, il lupo di sterilità e anche simbolo terrifico connessa all'aspetto oscuro sia della fine dell'anno, del solstizio invernale, sia alla fine del ciclo cosmico. Piccola parentesi, Ade, Plutone, già menzionato, che viene rappresentato col cappello lupino. Ancora una volta, il simbolismo della nascita di Apollo sull'isola di Ortigia e Delo, la dea Latona, durante la gravidanza di 12 giorni, viene accompagnata da una schiera di lupi, lupo che poi è dal lato sacro dell'Apollo ed è connesso a un aspetto oscuro di Apollo che ha a che fare ancora una volta con la fine del ciclo cosmico. Piccola parentesi perché è un discorso lunghissimo e non voglio trattarlo, lo tratto nell'angelo dell'abisso. Il lupo ancora nella tradizione nordica legato al Ragnarok, alla consumazione del ciclo cosmico e al crepuscolo degli dèi, al momento di oscurità cosmica che precede la nascita del ciclo successivo, con il lupo Fenrir che divora gli astri, che fa venire meno l'ordine cosmico. E questo lupo noi lo ritroviamo sia nei Lupercalia romani, in festività appunto che cadeva a metà febbraio, appena prima della primavera rinnovata, in cui questi gruppi di maschili, di una confraternita maschile, vestita con pelli lupine, frustava le donne con delle strisce di pelle di capra sacrificate all'occasione. Quindi un duplice, anche qui, simbolismo tra fertilità e sterilità, però ancora una volta i piani si confondono, cioè la fertilità deve essere in qualche modo richiamata, come dire, deve essere stimolata da queste figure lupine, ancora una volta, come gli scontri tra maschere oscure e maschere luminose. E la festività di Lupercalia, che appunto anticipava la venuta della primavera, che poi è diventata la nostra San Valentino, tra l'altro, il 14 febbraio, che di Lupercalia era una festa un po' più, diciamo così, con delle connotazioni meno sentimentali, però comunque anche lì San Valentino simbolicamente è connessa all'Eros Protogonos, cioè quella divinità misterica, volendo, greca-romana, della vita e dell'amore, ma dell'amore inteso come forza aggregante, come forza che stimola e che fa nascere qualcosa dalla sterilità ancora una volta, e la ritroviamo poi con delle connotazioni estremamente simili nella già menzionata Imbolc celtica. Ancora una volta Imbolc manifesta nei suoi elementi simbolici sia la capra pecora sia il lupo, ancora una volta, perché Imbolc significa letteralmente rigonfiamento ed era connessa alla transumanza delle pecore e alla nascita dei nuovi agnellini, tra l'altro, quindi è anche legato anche qui al ciclo della natura, al ciclo dell'anno, da una parte, e dall'altra però questo elemento lupesco, lupino, che non viene ben spiegato nella tradizione celtica dalle fonti che ci sono rimaste, probabilmente perché era un elemento un po' troppo oscuro che connette la Santa Brigida derivante dalla Dea Brigid, era difficile. Però noi sappiamo che appena dopo della Candelora, che appunto sostituisce la Imbolc celtica, si festeggia San Biagio, santo, che non esisteva in realtà, che viene creato, un eremita che viene accompagnato da un lupo, il cui nome Biagio deriva da Beitz, che è la forma bretone per dire lupo. Quindi sono degli elementi, quando noi parliamo di queste feste cristianizzate non vanno mai considerate nel singolo giorno, quindi la Candelora, senza considerare le feste precedenti e successive, idem il Natale, l'Epifania, vanno sempre viste in collegamento con i giorni appena precedenti e quelli appena successivi. E ci sono degli autori, tra l'altro, che hanno indagato etimologicamente il calendario cristiano, soprattutto quello celtico cristianizzato e nordico anche, analizzando il nome dei santi che vengono festeggiati nelle varie date e appunto scoprendo dietro un'etimologia apparentemente senza senso, senza collegamenti con una visione sacrale arcaica, appunto ricollegando questi nomi di santi
all'etimologia, non so, bretone, appunto, oppure germanica, oppure norrena, hanno visto in questi nomi di santi inesistenti degli elementi zoomorfi oppure degli elementi simbolici che si ritrovavano nelle feste precristiane o nelle ricorrenze, nelle feste, quindi anche, non so, per esempio, ancora una volta nel mascheramento di vari, non so, animali oppure delle scontri di schiere. Quindi anche qui è un discorso che veramente va analizzato in tantissimi piani che si connettono e che si sono strettamente intrinsecati tra loro. Quindi quella che per esempio la festa di Candelora, che è la festa delle luci e della rinascita della luce dall'oscurità invernale, appunto dall'anno che muore, in realtà si può mettere in collegamento con quel 13 dicembre che per i nordici era la festa di questa divinità, appunto Lussi, che poi diventa Santa Lucia, ancora una volta, la notte più lunga che ci sia. In realtà non è vero, lo sappiamo che questo proverbio non avrebbe senso secondo il calendario che noi conosciamo. È come se anche qui l'ipotesi sulla data del 13 dicembre, in un calendario antico il 13 dicembre sarebbe stata effettivamente la notte più lunga dell'anno e con un ciclo precessionale che è mutato nell'avvicendarsi dei secoli e dei millenni, il giorno più buio dell'anno si è poi spostato appunto verso il 21 dicembre, 22 dicembre, quello che noi conosciamo come solstizio d'inverno. E quindi in realtà c'è una serie di festività che noi ovviamente festeggiamo o sappiamo essere festeggiate in età storica, in determinate date, può essere che siano nate molto prima, in età molto più arcaica, e quindi in realtà possiamo dire che il calendario moderno, comunque storico, che noi conosciamo, è sempre qualcosa, ci dà sempre l'idea di una sorta di calendario sacro legato da un punto di vista cosmico, appunto, a un ciclo molto più ampio, che però ovviamente noi non conosciamo più, non abbiamo più mezzi di interpretare, e tutta questa serie di feste si è come trascinata su se stessa attraverso i millenni e i secoli, sotto varie maschere, quelle delle invasioni indoeuropee, magari quando c'era un substrato neolitico addirittura precedente, poi con una maschera cristiana, e quindi queste date che noi conosciamo in realtà sono solo indicative. Quello che è da vedersi, secondo me, dietro tutto questo complesso di festività è appunto tutta questa questa escatologia della fine del ciclo cosmico connessa alla fine dell'anno. Quindi dall'oscurità massima, estrema, nasce la luce dell'anno nuovo e del ciclo successivo.